Siamo parecchio. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, proverò per la prima volta Kylie Cosmetics. Tam tam tam. Bene bene bene. Perché faccio questo video? Perché voglio provarli. Che c'è? C'è qualche problema? Non posso provare i prodotti di Kylie Cosmetics? Che problema hai? Scrivilo qua sotto, c'è qualche problema? Chi è Kylie Jenner? Kylie Jenner è un'imprenditrice, è la sorella anche di Kim Kardashian e l'abbiamo conosciuta attraverso il reality forse più seguito dagli Stati Uniti, che si chiama Keeping Up with the Kardashians, che è diventato anche molto famoso in Europa. Kylie penso che sia la persona che abbia veramente fatto il percorso dell'adolescenza davanti agli schermi. Questa è una cosa che l'ha molto segnata dal punto di vista psicologico. Molto spesso ha dichiarato nelle interviste che la pressione dovuta ai social, alle telecamere, hanno fatto sì che lei sviluppasse delle insicurezze più grosse rispetto magari a una persona adolescente che non cresce in un environment del genere. Non so se ve lo ricordate, però nel 2016-2015, quegli anni là, era diventato famoso il rossetto, la combo del rossetto di Kylie Jenner, e tutti si domandavano quale prodotti utilizzasse per realizzare il colore delle sue labbra. Piano piano poi le sue labbra si sono sempre più ingigantite perché ha fatto lip filler, nonostante lei abbia dichiarato in passato più volte di non essere ricorsa all'aiuto della chirurgia estetica. Non è che tu in pubertà hai le labbra così e poi ti ritrovi con le labbra come le mie, quindi non lo so, mi fa anche un po' sorridere questa cosa, però ma non solo lei, in generale tutte le Kardashian su questo aspetto sono molto poco trasparenti. Contestualizziamo la tipologia di video. Oggi proverò i prodotti di Kylie Cosmetics attualmente in commercio insieme ai vecchi prodotti, quindi quelli che sono stati formulati prima di questi. Perché lo farò? Siccome non li ho mai testati, per esempio i correttori, però adesso non ci sono più, e tante altre cosine, ora qualcuno si chiederà: Però perché l'hai aspettato adesso, visto che questi prodotti non sono in commercio? Why are you doing that, girl? Explain! I'm going to explain! Quando io ho comprato questi prodotti, Kylie stava già riformulando quelli nuovi. Infatti, non so se ve lo ricordate, però per un lungo periodo di tempo il sito di Kylie Cosmetics era privo proprio di inventario, non c'era niente. Solo recentemente è stato rilanciato il brand con le nuove formulazioni e da svariati mesi adesso Kylie Cosmetics è disponibile sul sito di Douglas. Pertanto oggi andiamo a provare i prodotti che sono disponibili sul sito. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso, bando alle ciance... Che male! Ma adesso, bando alle ciance e passiamo al tutorial. Molto bene, partiamo dalla base. Io vorrei utilizzare i loro vecchi correttori. Se non erro, ne ho 4. Eccoli qua. E vorrei capire se attraverso l'utilizzo di questi, mischiandoli, riesco a creare la mia base. Prima di ciò, però, applicherò il primer, questo qui, primer di Kylie. Mi sa che la nostra Kylie c'ha la pelle secca. Ok, allora adesso andrò ad utilizzare la powder, questa qui, nelle zone dove solitamente io diventerei super lucida. Bene, abbiamo opacizzato, adesso andiamo con i correttori. Proviamo un po' a vedere se... Ok, it's very close to my shade. Maybe I don't have to mix. Lo scopriremo solo testando. Questo è il nuovo claim di Grace Agnola. Lo scopriremo solo testando. Test! Grace on the test. So, what are we going to do now? We are going to mix everything like this, in the speranza that my skin is not gonna punish me for putting maybe expired concealer, but you know, it's not really expired because I have never opened it, you know? So, my friends, I know you understand what I am talking about, my friends.
po' chiaro, eh? Un po' chiaro, un po' giallino, but we're going to fix it! I'm the queen of fixing makeup! Comunque si sente che è il correttore, eh? Si sente che è un correttore. In diretta da casa Grace, negli studi della Grace. Gli studi della Grace. Ora vado con... I'm gonna use this. This is granola. Così. Comunque, spero di riuscire veramente a creare un bel look. Because, my friends, nobody got time to waste. Che? Attendiamo e poi sfumiamo. Picchiettando solamente. Picchiettare in questo modo ci aiuta a non perdere la saturazione del correttore. Non so se vi capita che a volte usate un correttore e sembra che non vi copra mai. Basta aspettare qualche minuto in modo tale che il correttore aderisca bene sulla nostra pelle e poi andiamo a sfumare così, in questo modo. This helps a lot. È un trucchetto che ho scoperto grazie a Jackie Aina, che non so se avete notato non posta più da ormai un mese, due mesi, è tanto che non posta. Okay, adesso bisogna riequilibrare qui, eh? Because my dear friends, I am too light. Che non che ci sia niente di sbagliato nell'essere light, but this is not my shade. Ora andiamo con Mocha. Questo però secondo me è troppo scuro. What we have to do, right? Vado qua. Ok, iniziamo a sfumare la storia qui lungo tutto il perimetro della mandibola. Sfumiamo fino al collo per avere un effetto più naturale. Questa è una cosa che fanno anche per i red carpet, quando vogliono scolpire il viso delle celebrities. This is something that they usually do. Così, secondo me, ci siamo. Mi sembra che tutto abbia più un senso. What do you think? Ora andiamo in questa direzione, utilizzando questo pennello qua di Hank & Harry, che è un brand che in Italia viene completamente snobbato perché proprio non si conosce. Era prima disponibile su Beauty Bay, però penso che adesso non ci sia più perché non ha preso piede neanche lì, purtroppo. È un brand di un artista californiano, quindi in Los Angeles. L'ho anche conosciuto e 6 anni fa circa, quando mi disse che avrebbe aperto un brand, mi aveva detto: ah, poi ti mando le cose e me le ha mandate. Il viso l'abbiamo praticamente sfumato. Adesso andrei proprio giusto una puntina con sesame. Sfumiamo. Per chi fosse interessato, questo pennello è il numero 117. Un pennello davvero ottimo, che mi ritrovo a utilizzare poco, ma ogni volta che lo riprendo I'm like, this is extremely good. Look at it! My dear friends, look at this! This is good! Ok, andiamo con Dark e opacizziamo questa cosa. Questa storia va opacizzata in questo modo. Ok, adesso andiamo con Deep Dark. Ma scusa, cioè, raga, quindi questo è Dark e questo è Deep Dark. What's the difference? Anyways, mi spezzo, eppure più esce rispetto all'altra. Comunque è allucinante la percezione che si vuole dare, perché questa è una decisione, cioè mi rifiuto di pensare che qualcuno pensi che questo sia Deep Dark. You know what Deep Dark is? Come powder? This can be a Deep Dark, translucent powder, setting powder, you know? This can be Deep Dark, not this. This is caramel, this is tan, this is, I don't know. Okay, let me continue, don't let me be polemica, my dear friends. La base penso che siamo riusciti a farla. Poi andiamo con questo qua, powder abbronzante. Do you see any bronze here? I don't. Boh, questa mi sembra più una powder che posso utilizzare per settare il mio contouring al naso. This is not really sculpting. Prendiamo questo di Benefit. Can you see the difference? Lo vedete? Vedete la differenza? I hope you can see that. Ok, questo è un bronzer. Poi andiamo con l'illuminante che avevo chiesto, però probabilmente magari non l'avevano in stock, quindi uso quello vecchio. Applichiamo con questo pennellino di NYX. È giallo, sì, però siamo borderline come colorazione. Illumina,
dicevo, allo stesso tempo siamo borderline. La texture, cioè, è buona, cioè su questo non posso veramente dire nulla. Like, the texture is good. Ok, c'è la brow pencil. Questo è un prodotto nuovo, quindi finalmente, oltre a questa powder qui, iniziamo ad utilizzare i prodotti riformulati di Kai. Oggi facciamo un look san valentinese. Scrivetelo, hashtag san valentinese, il nuovo termine degli studi Rai Grace. Questa è la colorazione Ebony, è giusta per il mio incarnato, like, it's good. Ok, allora adesso andiamo a preparare le mie febbre mobili. Oggi andremo ad utilizzare questa palette qua, è piena di marroni, gialli. Ok, what are we gonna do now? Andiamo ad utilizzare il colore più scuro, questo qui. Yes, this is what we are going to do. Ora sfumiamo in questo modo. Perché non ho settato il correttore? Perché così l'ombretto sembra più scuro di quello che è realmente, ok? Altrimenti, se non facessi così, raga, la palette non è proprio dark skin approved, eh? Per farla funzionare questo è l'unico modo smart. Utilizzo questo colore qui che si chiama Pull Up. E anche qui picchiettiamo in questo modo. Continuo con il perimetro tracciato dall'ombretto, quello un po' più scuro. And we're gonna blend, bubukiri, gonna blend. Cioè, ok, nelle mani. Belli mia. Ok, ho deciso, vado con questo qua. Setting spray di Kylie. Visto che non funziona, facciamo con il ditino. Io c'ho una voglia di aprire questa, de palette. Perché qui c'è un rosa. I remember there's a pink here. Yes, questo rosa qua. I have it here. It's beautiful. Let me use it. Ok, Bubu Kitty, this is the pink we need. This is the saturation that we need. Oh, adesso sì, belli mia. Capite quando vi dico che la pelle scura ha bisogno della saturazione nei prodotti? Cioè, mi capite, no? Do you understand now what I mean? Look. I mean, poi vado con 24K baby, this one, e lo applichiamo al centro in questo modo. Questo è tipo un pescato, colore pescatino, yeah. Poi aggiungiamo quel rosa dell'altra palette e sfumiamo sulla palpebra inferiore, così. Ok, allora adesso vorrei utilizzare questo qui come blush. I wanna do this. Yes. Estenderlo anche sopra, sulle tempie, così. Pink. Pink. Pink is not showing you right. Oh, pink. Allora, adesso andiamo con l'eyeliner. Ok. Mascara time. Ok, prendo un po' di correttore e applico così all'interno e applico così all'interno. Perché faccio questo lavoretto? Perché adesso andremo a utilizzare questo pennello qua, questo ombretto qua, like this, così. Brillantino, penso che lo applicherà, yeah. Here. These people. Ok, setting spray. Prendo questa matita di LA Girl e la stendo all'interno dell'occhio, così. Adesso applico questa matita qui sempre all'interno dell'occhio per scaldare. In questo modo dovrebbe diventare tipo proprio un pink che serve a noi. Perché comunque il sottotono deve matchare. You know? Yes! Can you see that? Can you see that? I hope you do, Bubu Kitties. Vado a rintensificare il mascara. Il mascara has to be black, not pink.
There you go. Ooh, yes, we like this. Ok, ho messo le ciglia finte. Now it's time for the glasses. This one. Proviamoli un po'. Ok, let's try this one. Ok, this one is very light. Così, questo non funziona, raga. Ve lo dico proprio che no. Vi faccio vedere come potrebbe funzionare. True Brown K, secondo me con questo riusciamo a risolvere. L'unica cosa che realmente non capisco è perché questo ancora non è disponibile. Raga, io sto monitorando il sito da un botto. Non c'è, raga, cioè non la stanno facendo uscire. Boh, cosa vi devo dire? Poi andiamo con questa Autumn Something. Like so. E forse con questo colore, com'è che ti chiami? More Life, maybe this can work. Però al centro lo voglio mettere. Fuori mettiamo un'altra roba perché questo colore è veramente chiaro, eh. Rare AF. Ok, this is more dark skin of root. I can see it. Yes. Abbiamo fatto tipo un degradé. There we have it. Voglio andare con questo, va bene? D'accordo? Con questo andiamo a scurire un po' queste brows, che mi sembrano un po' lucidine, eh? Ok, questo è il look completato. Considerazioni personali. Allora, questa palette non è proprio dark skin approved, nel senso che vedo troppa roba chiara. Tipo questi due sono molto simili, secondo me uno dei due sarebbe potuto andarsene. Anche questi due secondo me sono un po' simili, cambia leggermente il sottotono. Questo colore e questo colore secondo me sono molto simili. Boh, trovo che questa palette sia una palette molto bella se la dobbiamo valutare come color scheme, but at the same time it's very bright, quindi non credo che questa sia la scelta giusta per una persona che ha la pelle scura. Tuttavia la possiamo mixare ad altri prodotti, però cioè con una palette grande così non mettere neanche un nero o comunque un marrone scuro, ok, che ha tutto sull'oro, tutto quello che vuoi, però cioè se vuoi che la possa utilizzare il maggior numero di persone possibile o comunque anche la pelle scura, questa palette non è proprio l'ideale. Poi i correttori secondo me sono pazzeschi perché hanno una bella coprenza, sono facili da stendere. Io spero che lei e il team decidano comunque di uscire con gli stessi prodotti, perché la riformulazione prevede proprio questo, che i prodotti siano sempre gli stessi però vengano riformulati. Le ciprie, se posso essere sincera, preferisco quella vecchia. Questa nuova ha un sottotono strano, un po' sull'esce andante, ed è molto meno coprente. Secondo me Kylie ha la pelle mista secca, perché questa è una powder perfetta per chi ha la pelle grassa, questo io penso. Poi l'eyeliner secondo me è buonissimo, ma proprio buono. All'inizio ho avuto l'impressione che non colorasse, proprio perché essendo nuovo, non avendolo mai testato, doveva semplicemente caricarsi il pennino. Questo pure l'ho trovato un ottimo prodotto. La matita per le sopracciglia devo dire che è abbastanza buona anche quella. Cos'altro abbiamo provato? Ah, il bronzer, raga, il bronzer. Boh, io penso che non sia dark skin approved, cioè non va bene neanche per me. Quello è un bronzer, boh, strano, anche perché nonostante sia scuro, non lo so, rimane ashy sul viso. I really don't understand this product.
un peccato, però raga, questa roba qua su di me non funziona, ma proprio, ma si vede comunque che è un po' ashy, eh. Che ha un sottotono particolare. I don't know what you think about this. Fatemi sapere nei commenti qua sotto. Cos'altro? Le matite labbra sono ottime, ma questo lo sapevamo già. I liquid lipstick. I liquid lipstick non l'ho provati, però potrei provare questo. Magari su un video TikTok o su un reel, vedremo. Questo lo constateremo insieme. Fatemi sapere qua sotto anche che cosa ne pensate di questo look. Ecco, domanda del giorno. Cosa ne pensate di questo look? Mi piace come variante sanvalentinese? Scriviamolo. Variante sanvalentinese. Hashtag variante sanvalentinese. Va bene? I like it. I like this look. I like this look. It's quite romantic, però allo stesso tempo è... moderno, qualcosa che io non farei mai, che non utilizzerei mai, non uscirei mai con questo trucco. Nope, I feel like it's very very strong. Non lo so, non mi rispecchia più questo concetto di makeup, per me è troppo strong, però sto provando a fare delle cose diverse, come avete potuto notare negli ultimi 3 video ho fatto qualcosa di un po' più creativo. Spero che esca con altre palette, perché la collezione, quella di San Valentino, volevo prenderla, però raga, cioè è veramente uno spreco di soldi per me. It's not dark skin approved, cioè no. Sorry. E poi so che non la utilizzerei, quindi non è proprio contemplabile come cosa. Cioè, questa invece è una palette bellissima che non vedo l'ora che lei riformuli. Ecco, questa per esempio è una palette che comprerei con molto più piacere, perché so che poi la posso utilizzare. Ci sono all'interno delle colorazioni top. Yes. Il saluto di oggi va a Iris _ makeup _YR. Ciao Irene, ti mando un bacio enorme. Mua! Grazie mille per far parte della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e mi raccomando, fatti sentire, fammi sapere che ci sei. Per esempio, adesso magari potrei fare una richiesta speciale, tipo... commentate su questa foto Kylie Jenner. Vediamo chi sarà la prossima persona ad essere salutata nel mio video YouTube. Bene, siamo giunti al termine, questo significa che sono stata bravissima a intrattenervi fino a qui. È il momento giusto per iscriversi, l'iscrizione è gratuita e mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un like di supporto, perché in questo modo l'algoritmo mi apprezza e spingerà i miei contenuti ancora di più sulla piattaforma YouTube. Noi ci vediamo come sempre più tardi su Instagram, su TikTok oppure ogni lunedì e giovedì tra le 14 e le 14:30. Un bacio!